Poco più di un mese all'ipotetica partenza del prossimo campionato di Serie C prevista per il 27 settembre, e in casa Piacenza Calcio, dopo l'avvio della preparazione, ci si interroga su quali potranno essere gli avversari. Gironi ancora da definire e società biancorossa che, salvo sorprese, dovrebbe essere inserita nel Girone B come nell'ultima stagione. Stando alle proiezioni, viste le squadre ancora in lotta per non retrocedere dalla Serie B e quelle che dovrebbero essere ripescate dalla categoria inferiore per sopperire alle mancate iscrizioni di Siena, Sicula Leonzio e Campo d'Arsego, si profila un Girone B diviso in due blocchi. Il primo, caratterizzato da formazioni di caratura tecnica importante, cappeggiato da Padova, Feralpi Salò e Carpi. Dall'altra, un plotone di squadre, compreso il piace, che dovrebbero giocarsi la salvezza. Non scordiamoci poi il Modena di Matteassi, che per tradizione e tifoseria sarà tra le possibili rivelazioni, così come il Mantova non potrà permettersi un ritorno tra i professionisti da semplice comparsa. E poi c'è la solita imperscrutabile san Benedettese che con l'innesto di Maxi Lopez e la conferma di Montero in panchina pare avere intenzioni bellicose. Sud Tirol, Cesena e Triestina gli ulteriori clienti da prendere con le pinze e destinati alla battaglia per un posto al sole. In questo ipotetico novero di rivali, il Piacenza sarà quasi certamente impegnato nella corsa per mantenersi a debita distanza dai posti caldi della colonna di destra della graduatoria, anche se i più ottimisti sperano che i giovani terribili di Vincenzo Manzo possano rendersi protagonisti di incredibili exploit.